Buongiorno a tutti, ben ritrovati traders ed investitori. Io sono Adriano del Team MacTrader. Oggi cominciamo la giornata con una buona notizia. Finalmente, e questa buona notizia arriva niente che poco di meno che dall'agenzia di rating Moody's. Cosa ha fatto Moody's? Si è presa la briga di andare ad analizzare la liquidità delle aziende europee, o meglio della zona EMEA, ovvero Europe, Middle East e Africa, quindi Europa, Medio Oriente e Africa. E cosa ha scoperto Moody's? Ha scoperto che in realtà, la mia percezione era completamente diversa, nonostante la pandemia, quindi le difficoltà di questi anni ormai possiamo dire, la liquidità delle piccole e grandi aziende europee di quest'area EMEA si è mantenuta a ottimi livelli. Ci sono stati proprio dei miglioramenti. Come ha fatto Moody's a produrre questo report? Ha preso il cash, quindi la liquidità presente nelle aziende e degli strumenti equiparati alla liquidità per far fronte a un periodo di 12 mesi senza contrarre ulteriori debiti. Quindi, fatta questa fotografia, è andata a vedere com'era la situazione. Come vediamo nella grafica, nel 2020 c'era il 10% di aziende che aveva scarsa liquidità. Questo dato scende, quindi c'è un miglioramento della situazione già nel 2021 con un 6%. La cosa che personalmente, diciamo, mi ha stupito maggiormente, e lo vediamo in questo grafico, è che dal 2016 le maggiori aziende, le aziende a investment grade, cioè quelle più solide, solo una piccolissima percentuale, un 2% e basta, dal 2016, quindi ormai parliamo di un quinquennio che si è concluso, ha avuto problemi di liquidità. Quindi, nonostante la pandemia e tutto ciò che è successo, la liquidità si è mantenuta a ottimi livelli. Diversi fattori sicuramente hanno influito la resilienza di aziende che comunque hanno già dimostrato prima della pandemia di avere capacità di produrre anche in situazioni di difficoltà. Tutta la carta stampata della BCE con l'emissione di liquidità e la ripresa economica, comunque dell'ultimo periodo che ha fatto sì che aumentassero gli utili e quindi ci fosse anche un maggior cash flow per le imprese. La situazione va migliorando. Un altro dato piuttosto interessante anche per quelle aziende a basso rating. Quindi scendiamo di un gradino e come vediamo ancora nella grafica, il tasso qui si parla addirittura di default, quindi aziende che non riescono a onorare i propri debiti. Scende dal 5,50 nel 2020 al 3,3 nel 2021 e poi c'è una proiezione già per il prossimo anno, per il 2022, che parla di un 2%, quindi una situazione che va costantemente migliorando. Che dire infine? Siccome tutti noi, bene o male, chi fa trading, ma anche chi investe, siamo interessati a capire com'è la situazione attuale, ma anche quello che potrebbe essere in futuro. Chiedo a voi se avete già individuato un settore che ritenete particolarmente interessante in ottica futura sul quale investire. Lo chiedo anche a Lorenzo del canale Investire in Borsa Caccia di Dividendi, se nel suo portafoglio ha ad esempio già uno strumento in grado di seguire l'andamento del settore o se sta ragionando anche lui su questo dato. Lasciateci i vostri commenti qua sul canale YouTube, se ritenete che il video vi abbia dato uno spunto di riflessione, quindi sia stato per voi interessante, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Al prossimo video!